Bentrovati insieme, come sempre, l'almanacco e l'oroscopo di oggi, 29 maggio. Saluti da Mauro, San Massimo di Verona quest'oggi. Compleanni, è nato un attore, Rupert Everett, esattamente il 29 maggio del 1959. Un cantante, Noel Gallagher degli Oasis, 29 maggio 1967. La frase del giorno che ci porta direttamente all'oroscopo: ognuno misura i dolori suoi con la bilancia del gioielliere, quelli degli altri con la stadera del mugnaio. Ariete, gli eccessi sono sempre deleteri e ora i modi esagerati e bruschi che Marte vi suggerisce possono alienarvi parecchie simpatie. Controllatevi di più e sfogate la vostra esuberanza con la pratica continuativa di uno sport. Toro, si rimette al meglio la funzionalità dello stomaco e la funzione del ricambio. Potrete tornare in breve alle vostre abitudini alimentari, tenendo presente però, pena il riapparire dei sintomi, la moderazione e la leggerezza. Gemelli, un successo in amore renderà la giornata speciale, accenderà la potenza solare e farà splendere di luce propria e al meglio ogni colore, ogni situazione, ogni avvenimento. Cancro, pianeti amici vi rendono sentimentalmente curiosi, poco propensi a non seguire i guizzi della fantasia e della curiosità. Chi sperava di avervi messo definitivamente le briglie al collo potrebbe avere delle amare sorprese. Leone, oggi parecchi di voi saranno teatrali, avranno il gusto di recitare, di interpretare parti o personaggi. Quello che potreste scegliere è una parte da innamorati, anche se i vostri sentimenti sono un po' freddini. Vergine, alcuni pianeti amici danno durevolezza e consistenza alle vostre iniziative, specialmente a quelle di carattere immobiliare e commerciale. Buoni affari si concludono anche in un prossimo futuro. Bilancia. È meglio che una situazione economica pendente sia risolta una volta per tutte. Più prudenza con una persona di famiglia piuttosto suscettibile. Scorpione. Contrariamente al solito, non sarà l'entusiasmo a dettare le vostre azioni quest'oggi, ma una pignola pretesa di perfezionismo. Lo sapete che a volte riuscite proprio antipatici? Sagittario, ancora buone le indicazioni astrali che si riferiscono all'amore, visto come appagamento del desiderio, come provocante e maliziosissimo sex appeal, mentre per l'affettività e i sentimenti il periodo non è promettente. Capricorno, la giornata sembra per voi piena di appuntamenti, di riunioni, abboccamenti, confronti, di dibattiti, collaborazioni e ordini precisi. Cercate, in tutto questo pupurrì, di trovare un po' di spazio solo per voi. Acquario, nelle scelte di base potreste incorrere in qualche errore dovuto all'eccessiva razionalità con la quale siete organizzati mentalmente. In effetti questo atteggiamento esclude una più possibilistica elasticità. Pesci, un giovanissimo è convinto di poter fare quello che vuole quando vuole? Fategli capire che le cose non stanno affatto così e che fino a che è sotto la vostra tutela, il suo comportamento deve essere in linea con le vostre esigenze.